ritenevo mio dovere tornare a quasi un anno dal disastro a fare il punto della situazione sulle promesse mantenute, le promesse non mantenute. Mi sembra che siamo al disastro perché fatti quasi 150.000 i risparmiatori truffati dalle quattro banche, i rimborsati nonostante le promesse del governo non sono più di 200 o 300, quindi vuol dire che ci sono state tante parole al vento. Matteo Salvini, il segretario della Lega Nord, è tornato in città per sostenere la protesta dei risparmiatori di Banca Etruria. Il 9 novembre dell'89 crollò il muro di Berlino, ieri è crollato il 9 novembre un altro muro dall'altra parte dell'oceano e il 4 dicembre vediamo di far crollare il muro di Banca Etruria. Il leader del Carroccio si è soffermato davanti alla sede storica dell'Istituto di Credito Aretino in Corso Italia e ha incontrato un gruppo di risparmiatori che lo hanno accolto mostrando cartelli e slogan. E io mi domando com'è possibile che gli italiani abbiano dato 60 miliardi a Bruxelles per salvare le banche degli altri e poi quando c'è bisogno di qualche lira per aiutare i nostri cittadini quei soldi non si possono toccare. L'ultima cosa che chiediamo, e noi la chiediamo da un anno, siccome i soldi qualcuno li ha presi e non li ha restituiti, noi chiediamo i nomi e i cognomi di tutti quelli che hanno avuto soldi in prestito da Banca Etruria e non li hanno restituiti. Perché qualcuno questi soldi li ha avuti evidentemente e non vorremmo ci fossero amici degli amici, dei cugini, dei compagni, delle mogli, dei mariti, dei fratelli.